Un incontro che è servito a poco, quello tra i presidenti di regione e il premier Matteo Renzi, per parlare dei tagli alla sanità. Questa è la convenzione del governatore del Veneto Luca Zaia, molto critico al termine della riunione a Roma, linea condivisa anche dai colleghi di Liguria e Lombardia Giovanni Toti e Roberto Maroni. Com'è andato l'incontro, Presidente? Beh, è andato come giustamente vanno di solito questi incontri, non c'è ancora la volontà di partire da subito con i costi standard che ci permetterebbero di premiare i virtuosi e di ovviamente punire quelli che non lo sono. In questo momento invece abbiamo solo tagli orizzontali che ovviamente penalizzano fortemente i virtuosi e lasciano sprecare ancora quelli che non lo sono. Eppure sul piatto il governo ha messo 1 miliardo di euro in più per la sanità. Renzi dice abbiamo aumentato di 1 miliardo il fondo della sanità ed è vero, però dovrebbe dire, virgola, vi annuncio anche che abbiamo aumentato di 2 miliardi e 650 milioni le spese in carico alle regioni. Quindi per una regola dell'algebra più 1 meno 2, 6 e 50 fa meno 1, 6 e 50, il che vuol dire che abbiamo 1 miliardo e 650 in meno rispetto a prima. Quel che più infastidisce Zaia è ancora una volta la penalizzazione delle regioni virtuose, dato che non si è parlato di costi standard. Conosciuti da tutti, basta imporli, perché la verità è che qui bisogna imporli a tutte le regioni, a tutte le amministrazioni dello Stato, ministeri compresi, e a quel punto la virtuosità ne verrebbe fuori da nord a sud e soprattutto avremmo risparmi di miliardi di euro.